Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Corrado Formigli ha assistito sbigottito allo scontro davanti a lui in studio. Che cosa è successo nella prima diretta? Corrado Formigli, il conduttore di Piazza Pulita, che è appena tornato a farci compagnia. Come di consueto, l'appuntamento è tutti i giovedì sera a partire dalle 21:15. Il giornalista è debuttato con la prima puntata del suo talk show politico in piena campagna elettorale. Poco prima che si accendessero le telecamere del suo studio aveva rilasciato alcune dichiarazioni importanti. La trasmissione di Formigli prevede interviste e approfondimenti di attualità e sulla politica di casa nostra, e il giornalista ha confermato che i contraddittori si svolgeranno puntualmente per scoprire i programmi elettorali e che preferirà occuparsi delle questioni interne, piuttosto che di altri temi di minore interesse per il suo pubblico. Per inaugurare il dibattito politico Formigli ha ospitato Enrico Letta, leader del Partito Democratico. Tra gli altri ospiti, erano presenti anche Francesco Borgonovo e David Parenzo, che hanno dato luogo ad uno scontro che è sconfinato immediatamente sul piano personale, davanti agli occhi sbigottiti di Formigli. Vediamo insieme nel dettaglio che cosa è successo. Piazza Pulita è una trasmissione che negli anni ha ospitato diversi contraddittori pungenti e scontri a ferro e fuoco tra i suoi ospiti. Quando si parla di politica è normale che tra giornalisti ed esponenti in prima linea ci si scaldi parecchio. Questo è quello che è successo tra Borgonovo e Parenzo, proprio nella prima puntata di esordio della nuova stagione. Appena Borgonovo ha avuto la parola è stato incalzato da Parenzo, che ha tuonato contro il titolo del suo quotidiano La Verità, un titolo vomitevole. Borgonovo ha cercato in tutti i modi di sviare la conversazione, sottolineando che non gli interessava affatto ciò che il giornalista gli stava facendo notare, ma poi i due sono esplosi l'uno contro l'altro sconfinando sul piano personale. In tutto ciò Corrado Formigli è rimasto in silenzio e li ha visti scannarsi per qualche minuto. La prima puntata è già stata agguerrita, vedremo cosa accadrà nelle prossime in vista delle elezioni del 25 settembre. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. My heart.